quanto trattato e dibattuto in quel momento, che ero presente, è stato il 5G. Il famoso luminare dottor Limardo sul 5G dice: si vuole intendere con questo un sistema di reti di quinta generazione nel comparto telecomunicazioni, che non c'entra nulla però col precedente sistema 4G. Questo sistema del 5G è avviato per portare velocemente i dati, quindi il dare e ricevere indicazioni e comandi, con bassissima latenza, cioè il ritardo, tra il comando e la ricezione. Per poter fare questo, però, dice che bisogna modificare l'energia all'interno degli ambienti, proprio quell'energia che sta attorno a noi. E di certo con questo vengono modificati alcuni parametri esistenziali e ci si incorre ai pro e soprattutto ai molti contro. Gli operatori telefonici non si esprimono su questi dati e sugli effetti collaterali che vengono prodotti proprio perché altrimenti gli verrebbero tolti i finanziamenti di cui da sempre beneficiano. Anche i contatori d'acqua, quelli della luce e del gas, guarda caso, sono già stati programmati per ricevere il progetto 5G, per questo che ce li hanno cambiati. Di questi dispositivi saremo in un futuro tempestati, perché saranno installati ogni via, in quanto questi verranno collocati ad ogni 80-100 metri lineari. Quindi anche nei tombini, laddove non fossero presenti, ad esempio, i pali dell'illuminazione stradale. Miliardi di questi elementi invaderanno in ogni dove e faranno sì che sbilanceranno il nostro habitat e con questo anche il nostro ecosistema ne verrà ampiamente penalizzato perché ciò aumenterà a dismisura i livelli di inquinamento dei campi elettromagnetici intorno a noi, nei quali saremo costretti a assorbirne quantità consistenti, e quindi che potrebbero questo essere eccessivi a quello che è la misura che è stata determinata tempo fa. È una soglia massima di assorbimento dell'essere umano che è stata calcolata in 6 volts metro per 24 ore di permanenza in una zona. La misura però, appunto, come dicevo, risale a un periodo non recente e quindi pare ovvio affermare su dubbi esistenti che le nuove emissioni suddetti limiti saranno di gran lunga superati. Ne consegue che si possa presumere che l'emissione 5G non è per niente sicuro per la nostra salute. Purtroppo, come dicevo poc'anzi, nessun gestore o operatore di telefonia o di questi sistemi di emissione dichiarerà che queste emissioni saranno mal sopportate per la salute dei cittadini. E se in ambito cittadino chiedessi al tuo sindaco, ad esempio, se può assicurarci su questi effetti dannosi o meno, magari sottoscrivendo anche una dichiarazione, sicuramente non lo farà. Quindi, contra e patior. Nel girone dantesco regola la pena colpendo i reati mediante il contrario della loro colpa. E per analogia ad essa, per esempio, i golosi venivano puniti per contrasto, dovendo vivere mangiando solo fango. Pare quindi di capire che chiunque abbia diritto di dire che il sistema 5G possa dichiararsi non nocivo, parimenti altri possono dire l'esatto contrario. Quindi non c'è l'intento e né la voglia da parte delle istituzioni di procedere
decretando una buona volta la verità sulla materia. Ma perché? Nella mia città, a Vicenza, con un sindaco forzista di Forza Italia, nominato circa 3 anni fa, ultimamente sta decimando i viali degli alberi ad alto fusto, come platani, pini marittimi secolari, centenari, scusate, e perché dice che il dottor Limardo, che questi organismi ostacolano la loro funzione. Cioè l'albero in verità si contrappone alla funzionalità del 5G e quindi va eliminato, e conclude dicendo che si sono visti operatori che si siringavano delle soluzioni all'interno della corteccia dell'albero per farli morire prima possibile ed essere quindi non ostacolati allo spolpo del territorio. Per questo mi è parso dubbia la casualità di queste morie improvvise in città. Alcuni sobborghi si presentano come tundre mongoliche, quartieri enormi che appaiono desolati, marciapiedi che appaiono autostrade, cioè senza riferimenti. E questo induce sentimenti di sconforto, di avvilimento, di tristezza. Per lo stato di decadenza, di rovina, di un patrimonio che prima avevi e ora non più. Un giorno a passeggio con il cane, e vedendolo sconfortato questo scempio, mi sono avvicinato a uno di questi alberi secolari, già tagliati ovviamente, e mi sono accorto che la parte recisa, rimasta interrata, era sanissima. Dopo che questo avevo fatto presente alle autorità, adesso non lasciano più la parte sottostante con le radici, intendiamoci. Arriva un camion attrezzato con un trapano gigante che penetra il sito dove precedentemente è stato tagliato l'albero, rendendo irriconoscibile la base recisa. E se anche eventualmente uno volesse fare una perizia contro, ora non si è più in grado di farla, di eseguirla. Nella serata la stessa domanda sul fenomeno 5G gli è stata fatta anche ad Azzolini, a Spano e a Sarno. Azzolini dice: se non prendiamo coscienza sulle cose che ci riguardano, e cioè che riguardano la propria vita con i propri cari, queste cose, come altre, continueranno a passarne sulle nostre teste. Perché, lui dice, sono iniziative di grandi aziende che guardano al loro portafoglio, quindi dovremmo essere più desti e informati, responsabilizzando anche altre persone attorno a noi. Il sociologo Ivano Spano dice: penso che il 5G, quello del potere dominante, indurrà la popolazione alla modificazione dei comportamenti, come fossimo degli ignari soldatini, tutti uniformi, osservanti e soprattutto taciturni, quindi non più attivamente critici sullo stato di cose. Per cui ci renderanno dei sudditi fedeli. Maurizio Sarlo invece dice che noi del Coim e Clem abbiamo a conoscenza questo problema esistente, che però ritengo esserci soluzione. Quindi, conclude, continuiamo a fare quello che facciamo, e cioè partire dalla base sul territorio, per cambiare qualcosa che non ci piace e se ne avremo la possibilità, dialogare con i politici nel territorio. Arrivederci.